Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, promosso dal prefetto di Caltanissetta, che si è svolto oggi a Gela, nella stanza del sindaco, alla presenza dei vertici provinciali e locali delle forze dell'ordine. C'era il procuratore della Repubblica, Fernando Asero. Si è fatto il punto su quanto sta accadendo in città in merito agli ultimi episodi delinquenziali. Un approfondito esame del comprensorio gelese recentemente interessato dal riacutizzarsi di episodi di criminalità, l'ultimo dei quali martedì notte ha devastato l'area di servizio ENI di via Niscemi. Oggi il prefetto di Caltanissetta, Maria Teresa Cucinotta, ha convocato il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolto nella stanza del sindaco. Presenti vertici provinciali e locali delle forze dell'ordine, c'era il procuratore della Repubblica, Fernando Asero. Si è fatto il punto su quanto sta accadendo in città. Stiamo lavorando da sempre attentamente sul territorio per garantire le condizioni di sicurezza che saranno ulteriormente implementate con anche altri sistemi, con la sostituzione delle telecamere. Il sindaco ha detto che stanno anche attivando un progetto anche per l'illuminazione pubblica per mettere in condizioni questo territorio veramente di avere uno sviluppo con la garanzia della sicurezza, quello a cui noi miriamo. Già operano sul territorio di Gela delle pattuglie straordinarie sia di polizia che dei carabinieri che saranno ulteriormente implementate proprio per dare e consentire una maggiore percezione della sicurezza. Le forze di polizia, anche la magistratura che è stata presente al nostro fianco in questa riunione, sta per dare il senso della coesione di tutte le forze sia di polizia che della magistratura stessa e dell'impegno che vogliamo porre sul territorio per far emergere la parte migliore, per fare proprio andare avanti questa città. Gela è un fenomeno complesso, non si può così, diciamo, sintetizzare in maniera così banale. Non si sta verificando nulla di particolare che non sia già all'attenzione. Quella che c'è stata oggi è un atto di attenzione dello Stato nelle sue varie componenti nei confronti della città. Perché Gela era già oggetto di attenzione, quindi siccome sono stati alcuni episodi particolarmente che hanno destato allarme sociale, la presenza serve anche a stemperare le tensioni e a dire che il lavoro già si fa e sarà ulteriormente migliorato e sarà implementato. Ma non che non ci fosse già l'attenzione, questo ci tengo a dirlo. Il territorio è complesso, è molto vasto, le forze dell'ordine certo non sono moltissime, quindi abbiamo chiesto ulteriore impegno, ulteriore distaccamento di altre unità per poter dare ancora maggiore sicurezza alla città. Alcune telecamere è risultato che ormai sono obsolete, saranno oggetto di un nuovo progetto di sostituzione e di implementazione, cosa che la città di Gela ha bisogno perché insomma hanno ormai fatto il loro tempo alcune telecamere. Le indagini preliminari sono in corso su tutte le varie vicende. Come ben sappiamo, la realtà gelese è una realtà che ciclicamente vive di determinate situazioni, di determinati conflitti conflitti anche a livello familiare, sociale, che assumono delle dimensioni quali appunto danneggiamenti, colpi di arma da fuoco a determinate vetrine. Quindi a 360 gradi stiamo svolgendo le indagini su quella che è una situazione di sicurezza, della sicurezza qui a Gela. Stiamo esaminando intanto questi singoli episodi, perché collegare tutto insieme questi episodi è un di più che ancora non è nella nostra analisi. Sono singoli episodi che avvengono in questo territorio e che stanno oggetto di specifiche indagini. Ci sono vicende che non si collegano fra di loro, che non hanno collegamenti fra di loro, che quindi non ci sono collegamenti specifici fra un incendio avvenuto presso il negozio di cinesi con altre vicende, quindi sono fatti che non hanno alcuna connessione per alcune di queste vicende. Lo Stato a Gela è presente, continua ad essere presente, però oggi si è voluto fare un tavolo tecnico proprio qui a Gela per confermare questa presenza continua, costante, l'attenzione costante che c'è per il nostro territorio.
La situazione attuale sicuramente è ben diversa rispetto a molti anni fa, però l'attenzione non può e non deve calare. Oggi è un tavolo tecnico dove si sono viste quali sono le azioni in atto, quali sono le azioni che si devono fare e se è possibile dare magari delle attività supplative per poter avere un maggior controllo del territorio. La sicurezza non è mai abbastanza, bisogna lavorare tutti insieme, lo Stato, le istituzioni, ma anche i singoli cittadini, diventando parte attiva della sicurezza di un territorio, perché la sicurezza è quell'elemento fondamentale per poter avviare un rinnovo economico e sociale del territorio. Non può passare il principio dell'impunità, perché non è così, però sicuramente una maggiore collaborazione dei cittadini potrà fornire quegli strumenti in più per avere quelle risposte che i cittadini vogliono. Se ci sono degli atti delinquenziali si deve avere anche e si deve trovare chi è che è stato a farli. E speriamo che comunque gli atti siano nulli o sempre di meno e che comunque i cittadini finalmente diventino parte attiva dando quelle indicazioni alle forze dell'ordine, anche sotto forma di anonimato, per poter dare quelle risposte che ognuno di noi si aspetta, che ogni cittadino si aspetta. Quindi prima di chiedere cosa fanno gli altri cominciamo a pensare cosa facciamo ognuno di noi, e quindi in prima persona siamo parte attiva della sicurezza della città. Intanto si registra un ennesimo consistente sequestro di droga operato nelle campagne gelesi. La polizia ha requisito quasi 70 kg di marijuana, arrestato un agricoltore. Ennesimo consistente sequestro di droga a Gela, operato dalla polizia del locale commissariato agli ordini del dirigente Francesco Marino, assieme agli agenti di Niscemi diretti da Andrea Monaco e della squadra mobile di Caltanissetta guidata da Marzia Giustorisi. Sotto chiave sono finiti quasi 70 kg di marijuana. La sostanza stupefacente è stata rinvenuta nelle campagne di Contrada Bulala, ad est della città, dove era stata coltivata e raccolta. In manette è finito un agricoltore gelese. Si tratta di Agatino Pasqualino, di 27 anni. L'accusa è coltivazione, produzione, detenzione e spaccio di droga. I dettagli dell'indagine saranno illustrati domani mattina dal procuratore di Gela, Fernando Asaro, nel corso di una conferenza stampa convocata nel Palazzo di Giustizia. La settimana scorsa, durante una analoga operazione, nella zona di Contrada Spina Santa fu individuata una maxi piantagione di marijuana. Gli agenti delle squadre volanti e del personale della squadra di polizia giudiziaria, dirette dal commissario capo Laura Romano, assieme alla squadra mobile nissena con l'ausilio del reparto prevenzione crimine Sicilia Occidentale di Palermo, tra le serre dove si coltiva pomodoro ciliegino rinvennero 1000 piante di canapa indiana mature per la raccolta e altri 40 kg della stessa droga già essiccata, frazionata in cassette e pronta per essere venduta. Il valore commerciale si aggirava intorno ai 3 milioni di euro. In quell'occasione furono arrestate e recluse nel carcere di Contrada Balate 3 persone. Si tratta di Rosario Giannone, 58 anni, e dei figli Nunzio, di 36, e Giuseppe Salvatore, di 32 anni, tutti con precedenti specifici. Cambiamo argomento. Parte da oggi alla Villa Comunale Garibaldi di Gela la Festa dell'Unità promossa dal Partito Democratico. L'iniziativa si terrà fino a domenica 23 ottobre. Oggi alle 18 è prevista l'inaugurazione, alle 18.30 dialogo con il Presidente della Regione Rosario Crocetta sull'impegno del Governo regionale per il rilancio del territorio, e alle 20 un'assemblea aperta tra segretari, dirigenti, consiglieri comunali del centro-sinistra cittadino su un nuovo centro-sinistra oltre l'attuale amministrazione locale e il Movimento 5 Stelle. Durante la Festa dell'Unità non mancheranno momenti di spettacolo e di intrattenimento. Il Movimento 5 Stelle in tour nelle strade, nelle piazze della Sicilia per informare sul referendum, per dire no ad una riforma costituzionale che danneggia i cittadini. Domani alle 19 in Piazza Martiri della Libertà a Gela, i portavoce del Movimento 5 Stelle all'Assemblea regionale siciliana e al Comune di Gela incontreranno i cittadini per spiegare le ragioni del referendum, per esprimere il proprio no, dicono i pentastellati, ad una riforma fatta per favorire i poteri dei partiti ed escludere i cittadini dalle decisioni.
Gli studenti della scuola Ettore Romagnoli del progetto La legge uguale per tutti oggi sono stati ospiti del Palazzo di Giustizia di Gela. La finalità del progetto è quella di incrementare nei giovani studenti il senso civico ed il rispetto della legge, di renderli consapevoli che al compimento del 14° anno di età i reati da loro commessi vengono puniti dalla legge. Il progetto mira a far conoscere agli alunni il funzionamento della macchina della giustizia. I ragazzi hanno assistito ad un'udienza penale dinanzi al giudice monocratico Marica Marino, che ha spiegato agli studenti alcune fasi del processo penale. Siamo molto entusiasti perché ci ha reso consapevoli che al 14° anno di età siamo imputabili davanti a un tribunale, quindi anche per far prendere consapevolezza a noi e agli altri nostri compagni che, anche se siamo minori, possiamo essere comunque imputati. In questo incontro ho imparato non solo le curiosità di queste pene, ma anche come funziona questa macchina della giustizia. Nel corso della manifestazione di oggi erano presenti il procuratore capo Fernando Asaro, che ha accolto con favore l'iniziativa, auspicando una sempre più forte collaborazione tra istituzioni dello Stato, e il magistrato Silvia Passanisi, che ha organizzato l'incontro. Questa è la casa di tutti i cittadini, di tutti coloro che hanno a cuore la democrazia in questa terra, perché il Palazzo di Giustizia non è il palazzo degli altri, dove non andare, è il palazzo delle istituzioni, ed è il palazzo aperto a tutti noi. Non ha adottato un ruolo maggiore del nostro, in quanto noi siamo semplicissimi alunni, lui invece era un procuratore capo, ma comunque si è messo alla pari con noi. Infatti abbiamo parlato anche di squadre di calcio, per farci capire i reati in generale, soprattutto quello del furto. Ha fatto appunto l'esempio del compagno che ruba la penna magari per un compito, quindi veramente una persona grandissima. Il progetto è stato ideato ed elaborato da Valeria Cuba in sinergia con il dirigente scolastico Sandra Cicolone nell'ambito delle attività finanziate per l'area a rischio. La tappa successiva importante del progetto è quella di visitare anche il carcere, che rappresenta in un certo senso l'ultimo tassello del mosaico, quindi diciamo l'ultimo anello della catena giudiziaria, che può servire ovviamente come deterrente per questi giovani ragazzi. Dimostrare che la collaborazione tra forze e rappresentanze dello Stato può essere fattiva, reale, credibile e tangibile diventa per noi un tassello fondamentale nel processo educativo per i ragazzi. I ragazzi prima di tutto sono persone, cittadini, abitanti di una realtà sociale con delle caratteristiche specifiche, ma fondamentalmente abitanti di un contesto in cui la relazione, il rapporto con l'altro è determinante. Il rapporto con l'altro è determinante nel momento in cui si vive all'insegna della giustizia e del rispetto delle regole, degli altri e di se stessi. Domani alle 10, presso la sede della scuola secondaria di primo grado Enrico Mattei di via Butera Gela, in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico 2016-2017, saranno presenti il sottosegretario di Stato del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Davide Farone e l'assessore regionale alla pubblica istruzione e formazione Bruno Marziano. Come ogni anno, il dirigente scolastico Agata Gueli, in occasione dell'apertura del nuovo anno scolastico, proporrà un tema che sarà sviluppato durante l'anno nelle singole discipline nonché nelle attività curriculari. Quest'anno l'attenzione sarà posta su un percorso dal titolo Costruiamo un nuovo umanesimo. La sua vita, il suo lavoro, la sua missione al servizio dei poveri. Il missionario padre Walter Corsini parlerà di tutto questo ai fedeli della parrocchia Sant'Antonio di Gela domenica 23 ottobre in occasione della giornata mondiale della missione. Al fianco di Don Michele Mattina, il missionario racconterà il percorso intrapreso e i cambiamenti attuati, ma anche le tante cose da fare nei luoghi poveri della terra. Sono più di 150 i missionari servi dei poveri del terzo mondo, in rappresentanza di 18 nazionalità, che servono giornalmente oltre 1.500 bambini grazie alla realizzazione di scuole, mense, dispensari medici ed officine professionali. Progetto Fiducia, acronimo di Famiglie Immigrate, Donne Unite nei Centri per l'Inclusione Lavorativa ANOLF, un'iniziativa che si rivolge alle donne immigrate, un progetto di integrazione e di inclusione sociale della durata di 24 mesi. Progetto Fiducia è un progetto finanziato dalla Fondazione per il Sud con partner regionale l'ANOLF,
che a cascata viene trasmesso in tutte le ANOLFE provinciali. Il progetto prevede la formazione di donne immigrate per l'assistenza domiciliare e familiare. Giusto per capirci, la badante del momento. Questo obiettivo è intanto favorire e cercare di creare posti di lavoro per queste donne immigrate e non cercare di isolarle e di emarginarle, cosa a cui l'ANOLFE guarda sempre con attenzione, quella dell'integrazione, ma anche per offrire personale qualificato. Noi vogliamo garantire professionalità alle famiglie che si dovranno rivolgere a noi. Noi, dopo che avremo preparato queste figure, si creerà un albo regionale, d'accordo con l'assessorato regionale alla famiglie, un albo regionale dove si potrà attingere a questo personale. In questo progetto sono impegnate due figure molto importanti, che sono i nostri mediatori culturali, Inde Farah e Tariq Marfocchi, due figure molto importanti per la nostra struttura, in quanto sono loro che hanno il contatto diretto con questa gente, loro che hanno il termometro di misura del bisogno di questa gente, quindi loro saranno molto preziosi anche nella selezione di queste persone. Per le donne coinvolte sul territorio regionale comincerà una fase di formazione per l'assistenza domiciliare e familiare. Verrà anche istituito un albo regionale in cui saranno inserite le figure professionali e sempre nell'ambito del progetto attivati 12 sportelli in tutta la regione. Il progetto Fiducia rappresenta una delle tante progettualità che l'ANOLF insieme alla CISL ha portato avanti e sta portando avanti sul territorio di Caltanissetta. Ovviamente l'obiettivo fondamentale è quello di favorire l'accoglienza e l'integrazione di tutti i soggetti stranieri residenti sul territorio. Quando parliamo di integrazione, chiaramente noi parliamo di buona integrazione, quindi di un'integrazione di natura socio-economica che deve favorire l'inclusione sociale attraverso il lavoro, contrastando qualunque forma di lavoro nero. Questi sono gli obiettivi prioritari che stiamo cercando di perseguire anche attraverso l'attivazione dei 12 sportelli che verranno aperti su tutto il territorio regionale. Una messa in suffragio in ricordo del 54esimo anniversario dalla morte di Enrico Mattei si terrà giovedì 27 ottobre alle 10:30 nella chiesa San Giovanni Evangelista di Macchitella. Subito dopo verrà deposta una corona di alloro ai piedi del busto di Mattei che si trova in Viale Corte Maggiore. L'iniziativa è dell'Associazione Pionieri e Veterani ENI di Gela, presieduta da Giuseppe Lisciandra. Fai la cosa giusta. Differenzia i rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi giovedì dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione il vetro nella pattumiera di colore verde in dotazione. Cosa conferire? Bottiglie prive di tappi, fiaschi senza paglia, barattoli e vasetti, bicchiere e brocche, solo se in vetro, non cristallo, vetri vari anche se rotti, contenitori vari in vetro per alimenti e non, senza tappi e o altri materiali diversi. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Siamo ritornati, seconda parte del telegiornale. Ottobre è il mese della prevenzione per il tumore al seno. Tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni possono recarsi all'ospedale di Gela il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 15:30 alle 17:30 per sottoporsi alla mammografia gratuita. Sono aperte le iscrizioni dell'anno accademico 2016-17 all'Uni3, l'Università delle Tre Età di Gela, presieduta da Angela Scaglione Altamore. I corsi attivati sono
sono storia e filosofia, naturalmente letteratura, giornalismo, informatica, lingua francese e inglese, arte e architettura nel Rinascimento, laboratorio di arte creativa, la poesia ermetica ed erotica in Italia, storia patria, corso di medicina generale, educazione fisica e ballo. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, nei locali del liceo Eschilo di Gela. Per le iscrizioni rivolgersi lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18.30 presso lo stesso istituto scolastico. Allarme carbonchio ematico in Sicilia, nessun rischio per la provincia di Caltanissetta. A rassicurare la cittadinanza è Pietro Piazza, direttore del Dipartimento Veterinario dell'ASP di Caltanissetta, che abbiamo intervistato dopo che nei giorni scorsi si sono registrati 3 casi nel territorio catanese che hanno creato qualche preoccupazione tra la popolazione. Il carbonchio è una malattia infettiva acuta causata dal batterio Bacillus anthrangis, un germe che produce spore abbastanza resistenti che restano in vita nel terreno e nei prodotti animali per diverso tempo. Il batterio colpisce soprattutto gli animali erbivori. La malattia può interessare anche l'uomo a seguito del contatto con animali infetti, prodotti contaminati e spore. La manifestazione più comune è quella cutanea, anche se esistono forme respiratorie e gastrointestinali. Io lavoro nella provincia di Caltanissetta ormai da 40 anni circa. Noi non abbiamo avuto mai un caso, nemmeno sospetto, di carbonchio ematico, cosa invece presente nei nebrodi e zone limitrofe, tant'è vero che per ora ci sono dei focolai nella provincia di Catania, confinante con la provincia di Messina, Randazzo, Maniace, se non sbaglio da quelle parti lì, e comunque non abbiamo avuto e non abbiamo in atto transumanze da quelle zone, per cui diciamo che siamo abbastanza tranquilli. L'assessorato è in questi casi, è la normativa, impone la vaccinazione. Noi non abbiamo nemmeno questo obbligo di vaccinazione perché siamo, diciamo, fuori da questo circuito, da questo spostamento di animale, da quelle zone verso le zone nostre. E avere la preoccupazione di contrarre la malattia per chi magari ci ascolta in questo momento e quindi la persona comune che compra la carne ha paura, può stare tranquilla. Se va a comprare carne dai circuiti ufficiali, dalle macellerie, dai supermercati, eccetera, e diffidare sicuramente delle carni che provengono da circuito non ufficiale, che potrebbero esserci in questi casi a voglia. La delinquenza purtroppo esiste, c'è, si potrebbero verificare. Quindi diffidare sempre da offerte di questo genere, se ce ne fossero, e comprare carne controllate. La carne controllata difficilmente può contenere il Bacillus anthrangis perché gli animali nemmeno possono entrare. E ora parliamo di calcio. Continua intensamente la preparazione del Gela in vista della partita di domenica al Presti contro la Palmese. È scattata anche la prevendita dei biglietti. È scattata la prevendita dei biglietti relativi alla partita di domenica prossima al Presti tra Gela e Palmese. La società biancazzurra ha anche stavolta predisposto la vendita di 200 biglietti al prezzo speciale di 2 euro per la curva Angelo Boscaglia, riservati ai soli studenti delle scuole medie e superiori della città. Per informazioni è possibile contattare il 348-69-34843. Gli altri biglietti di curva del costo di 5 euro e tribuna di 10 euro possono essere acquistati nei punti vendita autorizzati. Pausa Internet in via Venezia 316 e Ottica Cassarà in via Navarra 19. Intanto prosegue intensamente la preparazione dei biancazzurri in vista della gara di domenica. Fortificata dal successo conquistato a Castrovillari, la truppa di Pietro Infantino è attesa da un altro confronto con una compagine calabra. La Palmese però non è il Castrovillari e la classifica lo testimonia. I prossimi avversari del Gela sono nelle zone alte della graduatoria a quota 13, un punto in più rispetto al team gelese. Tutte le squadre sono difficili, io ripeto sempre le stesse cose, anche domenica è stata una partita difficilissima in un avversario che non perdeva da 2 anni in casa. Oggi ci prepariamo per affrontare questa Palmese che è una squadra molto robusta, una squadra esperta, una squadra che ha ereditato molti giocatori dell'Interregio, è un gruppo di giocatori che
3-4 anni che giocano assieme, è un potenziale importante, però noi, come dico sempre, noi dobbiamo lavorare su noi stessi, dobbiamo prepararci sempre al 100%, dobbiamo essere concentrati. Noi siamo anche siamo il Gela e dobbiamo fare di tutto per portare più in alto possibile questo nome. Un Gela, quello visto all'opera fino ad oggi, che non si dà mai per vinto. Esclusa la sconfitta con Ligia Virtus, i ragazzi biancazzurri hanno sempre ottenuto punti ed è lecito sognare. Si fa questo mestiere, si fa questo sport per far sognare chi ti sostiene, però noi per far sognare le persone dobbiamo stare molto svegli. Dobbiamo lavorare con tantissima umiltà, dobbiamo lavorare con questo impeto, dobbiamo lavorare per mantenere questo gruppo molto, molto sano, molto robusto, molto unito. Sicuramente se continuiamo a lavorare in questo modo non promettiamo di vincere il campionato, però sicuramente questo gruppo, se continua a lavorare in questo modo, ci possiamo togliere tantissime soddisfazioni. Per ricordare Salvatore Zuppardo, a 18 anni dalla sua scomparsa e dopo i grandi successi delle precedenti edizioni del Premio Nazionale di Poesia alla Gorgone d'Oro, il Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo indice e organizza la 17ª edizione del prestigioso premio. Per informazioni contattare lo 0933 937474. La pagina dello spettacolo, appuntamento col cinema all'Antidoto di Gela e in proiezione il film Go With Me. Sono due gli orari, ve li ricordiamo, 19.30 e 21.30. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni.